Adesso vado alla ricerca della ricetta segreta. Siamo nel cuore dell'azienda. Mi fate strada? Allora, chef, qui c'è l'albero genealogico di quella che è l'azienda. Mio nonno è stato il fondatore dell'azienda. Poi, dopo la guerra, mio zio e mio padre si sono rimboccati le maniche. Mio zio presentava il prodotto e i clienti ordinavano il prodotto. Mio padre, mio nonno e mio padre. Piano piano poi l'azienda è cresciuta. Qui ci sono una serie di premi che hanno di riconoscimenti. Che meraviglia! Dunque, questo è, vediamo, il secondo concorso gastronomico interregionale, la cucina calda nella ristorazione Amaro Lucano. Qui ci sono delle ricette, magari qua lo sfoglio imboscato c'è la ricetta dell'Amaro Lucano. Bene, adesso voglio andare a vedere il segreto. Ora venga con me. Bene signora, qui ci sono i segreti dell'Amaro Lucano. C'è una parte, sono distribuiti in effetti i segreti. Quello finale a cui lei fa riferimento, esatto, viene in questa sala. La ricetta segreta. Le erbe che compongono l'Amaro Lucano in realtà sono 32 e vengono un po' da tutte le parti del mondo. E quindi lei va personalmente, sì, vado a selezionarle? Guardo quello che è la produzione. Si valutano, si guardano. Non è che vengono unite tutte assieme, vengono fatti dei vari mix. Qui sta 3-4 mesi, quindi questo è il magazzino, diciamo, dell'estratto, del liquido, no? Dell'amaro. L'assemblaggio dei vari mix avviene qua dentro. Il prodotto, quello più vecchio, viene poi miscelato con lo zucchero, con l'acqua, con lo zucchero caramello. Nella parte dove c'è la produzione del. Ok, abbiamo svelato un'altra cosa, state attenti. Allora, a Pisticci. La fabbrica era questa qui. Beh, la sede dove si produceva. Dove si produceva? Si produceva l'Amaro Lucano in questo stabile, primo piano. È incredibile. Ma voi il segreto dell'Amaro Lucano, cioè la vera ricetta, la sapete o è segreta della mia? Lo bevi l'Amaro Lucano? Sì, da quando ho cominciato a bere. Ma ce le ha tutte! Ce le ha tutte! Io ho un laboratorio di ceramica. Per l'Amaro Lucano abbiamo fatto la pacchiana che sta sulla etichetta. Ma è un segno dell'orgoglio pisticcese. Che cosa può essere l'Amaro Lucano? Cosa vuoi di più dalla vita? Ma assolutamente, sono Luca. Adesso due cose. Allora, sì. Ah, ok. Quindi lei sa la vera ricetta, no? Perché pare che sia tutto un segreto, tutta una storia. Allora, quante sono le erbe? 32, 34, quante sono? Faccio delle domande. Quante erbe? Senta, Don Rocco, lei ogni tanto qualche bicchierino di Amaro Lucano se lo fa o no? Dica la verità. Cosa vuoi di più dalla vita? Una cena stasera a Matera. Così secca? Che cosa vuoi di più dalla vita? Un Lucano?